Ecco qua. Bentornati amici. Anche noi abbiamo la sorpresa. Io ho capito che Marzia... che posto è questo? Tu sei stata lì. Sì. Vabbè, dicevi il paese in un altro modo. Sì, sì, dicevi sì, Sanzo. Sì. Te lo ricordi? Sì, sì. Qual è? No, dove siamo? No. Cosa hai visto? Sì, Sanza. Bellissimo posto. Sanza. Bellissimo. Che salutiamo sì. di cuore e naturalmente anche il nostro sindaco Francesco De Mieri. Lo vogliamo salutare, Sanza, provincia di Salerno? Grazie, che poi, insomma, lo devo dire, è anche il posto dove sono nata io. Allora, vi racconto questo aneddoto. E spiegavo a Marzia dove sono nata. Ma come, dove sei nata tu? Sanza. Ah, io sono stata in un posto che si chiama Sanzo, in provincia di Salerno, e si mangia benissimo. Non era Sanzo, era Sanza. Era Sanza. Allora, abbiamo qui, telefonicamente, naturalmente, un'intervista telefonica, abbiamo il direttore, perché proprio questa sera c'è un'inaugurazione di una nuova apertura. Diciamo, sono sempre loro, però con una nuova gestione, faranno anche bar tabacchi, e io volevo proprio farti interagire con loro. Pronto, ci sei Maria Maddalena? Buonasera, pronto. Buonasera da Italia. Buonasera. Amica. Abbiamo fatto la sorpresa a Marzia. Allora, Maria Maddalena, noi abbiamo salutato appunto anche il nostro sindaco, che era giusto ricordare, doveroso, certo. Francesco De Mieri. Insomma, certo. Ma è sempre la famiglia che inaugura questo o è cambiato qualcosa in questo bellissimo hotel? Perché soprattutto è hotel e ristorante, giusto? Certo, siamo hotel e ristorante e da oggi anche bar tabacchi. Anche bar tabacchi. Sì, abbiamo fatto proprio oggi appunto una nuova inaugurazione, sì. In quanto io sono la nuora del proprietario e grazie a lui ho avuto questa bellissima opportunità di poter entrare a far parte di questa grande squadra e provare a gestire in poco tutta la struttura. E quindi a dare anche una sferzata nuova e di giovinezza. Io ti voglio, non so, Marzia, chiedi qualcosa tu, tu sei stata lì. Fagli qualche domanda. Infatti tu mi dicevi, Maristella, sì, appunto. No, innanzitutto ma... perché eri lì? Perché eri lì a mangiare? Per caso no. Che tu non sapevi? Allora, tu mi dicevi, ma conosci qua? Ma se questo posto è cambiato completamente, come faceva a riconoscerla? Non è cambiato completamente. Come no? È cambiato, è diventato abito. Molto bello. Ha cambiato abito, ma sempre... L'abito, sì, l'abito è bellissimo, complimenti, Infatti... Grazie mille. Ma tu perché eri lì, Marzia? Allora, io ero lì perché lì ci sono delle case famiglie dove vivono dei ragazzi e delle ragazze madre con i bambini che sono sopravvissuti da Lampedusa. E io sono andata lì perché abbiamo portato, quando c'era la Befana, dei regali per questi bambini. E anche i soldi, dei soldi che noi abbiamo, diciamo, con i spettacoli che noi abbiamo fatto su Lampedusa, su questo monologo di tutte donne, abbiamo tutto il devoluto, abbiamo portato lì a questa casa famiglia, a questi bambini con dei regali e abbiamo fatto poi anche perché lo spettacolo. Davvero, è stato bellissimo. Davvero perché... tu porti, è davvero Maria Maddalena, lei nel lato... sociale porta lei personalmente ciò che riesce ad ottenere tramite, cioè tramite appunto degli eventi, degli spettacoli, perché purtroppo dobbiamo fare così, però ma va anche l'applauso a Marzia Sedok perché davvero fa del sociale oltre ad essere una bravissima artista. Allora Maria Maddalena, stasera c'è l'inaugurazione, Per l'inaugurazione abbiamo accolto un sacco di clienti che ci hanno fatto i complimenti per la struttura. Infatti, come diceva la signora, noi abbiamo tenuto qui per un anno e mezzo, abbiamo ospitato i rifugiati e poi sono andati via e abbiamo rinnovato completamente la struttura e abbiamo fatto sì che oggi ci fosse l'inaugurazione proprio in concomitanza con questa bellissima trasmissione che tu conduci. Insomma, grazie Italia Amica che per prima ha fatto questo, poi per me era doveroso anche perché Sanza, lo sai che sono legatissima per forza. Allora grazie, in bocca al lupo per tutto, da parte, ascoltami, da parte del nostro dottore in scienze motorie, Roscio Andrea, che mi auguro che insomma invitate, perché lui, volentieri, avete una palestra nell'interno, avete una palestra qualcosa? Attualmente ancora no, ma provvederemo. Dovete attrezzarvi, bene. Ok? Bene.
provvederemo, provvederemo. Certo. Volevo solamente ringraziare anch'io il sindaco e tutto il comune per averci dato l'opportunità di riaprire alla grande questa sera. Benissimo, grazie, anche grazie da parte Marzia. Manda un bacione a Sanza. Ciao, Grazie mille, ciao. E faremo l'evento live Italia Amica, ok? Ciao. Ciao Maria Maddalena. Ecco, questa è la diretta, questa era la sorpresa perché giustamente insomma ci tenevo, ma non perché appunto ci sono nata, ma era una sorpresa tua perché era stato un aneddoto così carino e un pochino divertente. Allora, io vorrei intanto salutare, ieri sera ho conosciuto una coppia da dei nostri amici molto importanti presentati da una mia amica, è di nuovamente un ristorante dove si mangia benissimo e praticamente è il console al Sacco Longo, se non sbaglio si chiama, chiedo dietro le quinte, non ho sbagliato, e lì ecco, e lì ho conosciuto una coppia favolosa che sono Alessandro e Gel della Pellicceria Wenner. Io sono rimasta, ho detto ma che cos'è? Che cos'è questa casa qui? Insomma, è di tutto e di più. Sono stata un attimo a visitare il loro marchio, orecchini, borse, scarpe, pelletterie. Oh, teneteci presente perché Maristella, Marzia e Andrea, noi approfittiamo, veniamo sicuramente a prendere il caffè che Alessandra e Gel hanno detto: Maristella, vieni a trovarci e vieni anche con i tuoi ospiti. Grazie, facciamo un applauso a questo marchio che sono davvero tantissimi anni che produce nel mondo, direi, non solo in Italia. E sono contenta anche di un'altra cosa, siamo ospitati appunto dell'hotel La Bulesca, che è favoloso perché davvero sono amici, ormai fanno parte della famiglia, quindi amo parlare del console perché siamo amici anche con loro, però abbiamo naturalmente gli amici che, finito lo spettacolo così un po' a tarda ora, ci rinfrescano, non so, ci fanno mangiare qualcosina perché ormai è ora tarda, ed è proprio a fianco alla Bulesca, perché poi è il ristorante La Bulesca, abbiamo Il Gusto. Perché Marzia, cos'è la prima cosa che viene in mente? Il gusto, il sapore in un ristorante, e sono davvero bravissimi. Poi oltretutto uno dice: mamma mia, è un posto a 4 stelle, questo chissà quanto si paga, chissà che cosa. Guardate il menù, addirittura base di pesce a 25 euro, a 15 euro, insomma il menù, scegliete voi, addirittura con il dolce. Signori, ma cosa possiamo fare di più, eh? Quindi ringraziamo tutto lo staff, perché anche voi siete come, non so, un programma televisivo e dovete avere un casting che funziona. Oh, aspettateci perché noi arriviamo dopo, con tutto lo staff. Grazie. E adesso non perdiamo tempo perché dobbiamo mandare in onda qualcosa anche di ancora di Marzia Sedok, che è normale ed ovvio. Non so se è ancora qualcosa sul culturale, però non solo musicale. Abbiamo pronto qualcos'altro di Marzia da mandare? Da mandare in onda? Delle pronto? Cosa stanno facendo? My timing will come, and I will shine just as bright as the sun. There will be a day where my fighting is done, and I have achieved every single thing in which I have strived to become. Yo, 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 yo
fantastici. Infatti Italia Amica aveva promesso, no, che interagisce con il mondo. Ma mandiamo anche l'altro video, dopo Marzia vi ragguaglia su tutto. Grazie. Sto vindo cheiro. Bem-vindo nessa noite do Sequimbarenda. Side, how you doing? Just do it like this, just do it like that. That's how we make our boat on. That's how we make our movement. Yeah, just to make you feel high, make you feel strong, make you feel sweet. This is how you make your boat on. Baby, come on. Adesso tu spieghi ai nostri telespettatori. Gruppo di prima, il primo video che abbiamo mandato. Allora, il primo video, quello che è stato mandato prima, si chiamano One Point. Sono 7 amici che hanno fatto tutto il conservatorio anche di danza, hanno fatto classica, moderna, jazz. Poi dopo loro hanno formato un gruppo e hanno fatto il loro stile, dove fanno hip hop, house and street dance, che adesso anche qui in Italia sì, portano anche questo loro lavoro, quello che è il loro messaggio, che vogliono imparare gli altri, i ragazzi giovani, anche questi loro balli. Stanno girando adesso tutta l'Europa, verranno anche in Italia, Maristella, per fare dei master, per quindi noi abbiamo avuto davvero stasera tutte le novità. Sì.
tu perché ci davamo del tu, dottore, no? Giustamente. Dottore, perché dottore in scienze motorie, ma preparate anche artisti, non so, seguite, cioè il vostro lavoro è anche questo? Perché dottore in scienze motorie? C'è una laurea? Cioè, vuoi spiegarci qualcosa così, certo, collegandoci a Marzia? Le scienze motorie sono un percorso di studio universitario che comunque comprende un po' tutte le materie legate al movimento, dalla base scientifica in poi. Ovviamente gli artisti, soprattutto i ballerini, ma anche i cantanti, attori, hanno una base di preparazione atletica in proporzione a quello che sono poi le loro attività. Un ballerino, ovviamente, di danza classica, moderna o hip hop, deve sostenere degli allenamenti piuttosto duri, molto intensi, ovviamente con uno stile diverso uno dall'altro, e ovviamente dietro a tutto questo c'è un rigore alimentare molto particolare, molto severo. Non si tratta della ginnastica che possiamo fare tutti a casa o nel parco. Qui ecco, si parla, come possiamo fare noi. Qui si parla di un'attività molto molto intensa a livello psicofisico, quindi comporta una certa rigidità e molto 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 impegno. Certo. Dottore scienze motorie, se sì, qualcuno di questi artisti, non lo so, sì, non so, vogliono interagire, certo, con te magari personalmente, non soltanto qui attraverso il nostro programma, dove devono cercarti? A Italia Amica o da qualche altra parte? Sì, beh, tramite Italia Amica potete trovarmi, ovviamente. Ah, quindi scrivere, certo, alle mail che è lì, Italia Amica, certo, chiocciola canale Italia, questa che è sovrappressione? Sì, certo. Ah, ok, va bene, quindi è molto privato, molto intimo. Invece poi abbiamo andato qualcosa sul Suriname. Sì, sul Suriname, e l'associazione, diciamo, che sta promuovendo gli artisti italiani, olandesi e quelle del Suriname, per fare questi scambi culturali. Infatti è rimasta ancora un'ultima artista che si chiama Marijke Satio, spero che dopo il regista lo trovi, la canzone Kumbaté, perché lei è proprio che presenta Suriname, presenterà rappresenta poi questo progetto. Questo, infatti questo, il suo video è stato fatto dentro il bosco pluviale del Suriname. Allora guarda, infatti, facciamo una cosa. È molto bello per vederlo. Allora, questo è il bello della diretta, ed è il bello che Maristella comunque vuole accontentare tutti, e in particolar modo. Chiediamo al regista se troviamo questo video, perché poi insomma arriviamo all'ultimo minuto, lo sai, non avevamo molto tempo. Allora, intanto che cerchiamo questo, ecco, interagire, ecco, Italia con Olanda, Olanda e Suriname. Suriname, eccetera. Noi mandiamo invece un video della nostra Italia, un gruppo nostro qua in Italia, da Roma, esattamente da Radio Rock, ma mandiamo prima il video e dopo abbiamo la telefonata in diretta da Radio Rock. Mandiamo il video di Statale 66. Attivo il cuore e bevo e premo sul gas. Tu riempi la notte di strass. Mi chiedi come stai, insisto sul gas. E la notte sta nel mezzo, ma mi sento a metà. E la macchina va, giù, nell'end di quel bar, scanso il cuore e bevo, e penso a metà. La mia lingua blues, mi guardi oltre e non provi pietà. E la notte sta nel mezzo, ma mi spezza a metà. Mia era la città, ma questa no, non è la realtà.
l'avatar di un demone blues. Tu non puoi rubarmi il blues, che io so che tu non sei che un brutto spammy. Giù, nel buio di un bar, spengo il cuore e bevo, vivo a metà. Fantastici, fantastici, Marzia. Statale 66, notte a metà. Poi hai visto così anche loro, la loro immagine, il trucco addirittura, ma lui, vabbè, poi c'è il capo, che è capostipite, diciamo, del gruppo, che è Alessandro Meozzi. Chiediamo un attimino direttamente, signori, da Radio Rock, che tra un po' comincia il suo concerto. Pronto? 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 Sì. Statale 66, giusto? Sì, ciao, ciao tesoro. Da Radio Rock, vero? In diretta tra poco iniziate il vostro... Sì. Il vostro sì. concerto. Dici qualcosa sì, tu, dici qualcosa tu, che sei il capo al timone di questa nave. Allora. Niente, stiamo lavorando sul disco, lo sai, insomma, ci stiamo dentro fino al collo nella musica, nella produzione, negli anni 60 specialmente. Perché so che la musica tu... che so che tu ami, no, giusto Maristella? Sì, infatti guarda, Alessandro, Statale 66 naturalmente, noi non potevamo mandarti ancora perché davvero stasera abbiamo pochissimo tempo, ma sicuramente vedrai che nella nuova edizione manderemo altri video, perché poi c'è una collaborazione con Greg, no? Con Greg, sì. Che ha prodotto qualcosa anche a voi, giusto? Sì, lui è stato il produttore del nostro primo disco e oltretutto abbiamo anche collaborato su diversi pezzi. Si è appassionato proprio al genere, perché prendeva tutto dalla musica degli anni 50, anni 60 che abbiamo in comune. Quindi ci siamo conosciuti parlando dei Beach Boys, dei Beatles, e quindi è nata questa... Parliamo di una studente. Musica indelebile, Alessandro, indelebile, che sì. non morirà mai, secondo me. Credo certo. che sia così. Ascoltami, sì. ascoltami, Statale 66, perché io mi rivolgo a Alessandro, Alex, perché conosco te. Ma tra un po' cosa fate? A che ora iniziate a Radio Rock? Intanto verso salutiamo... Verso le 10:30. Sì, dimmi. Sì, verso le 10:30 stiamo facendo questa ospitata, che è una registrazione live di 6 pezzi tratti dal disco. C'è anche qualche chicca originale, questa volta abbiamo deciso di mettere in scaletta qualche anticipazione del nuovo disco, insomma. Ascolta, oltre a fare un applauso a voi, Statale 66, facciamo un applauso a Radio Rock da Roma. Grazie che ospitate anche questi gruppi importantissimi, ma anche, Alessandro, anche nuovi emergenti. Insomma, comunque devi essere bravo, per andare a Radio Rock devi essere bravo. Questo lo speriamo, grazie. Allora, ascoltami, grazie. Alessandro, vuoi dire qualcos'altro? Che il tempo per noi è tiranno davvero. Beh, niente, io volevo solo ringraziare te e tutto quanto il canale per la bella opportunità, insomma, di mandare avanti un po' di musica originale scritta da dei relativi giovani, perché ieri proprio ho fatto 30 anni, quindi... volevo ringraziarvi, ecco. Guarda Alex, abbiamo fatto una cosa molto carina, perché qui in studio con noi è Marzia Sedok, appunto, che ha mandato dei giovanissimi dell'Olanda, e quindi subito dopo c'era anche il tuo video, stupendo. Ti saluta Marzia. Bene, ciao, poi spero grazie. Di portare voi anche in Olanda, visto che stiamo facendo questo scambio culturale, a portare anche dei artisti italiani in Olanda. Allora, ma ci farebbe piacere. Hai sentito? Sì, come no, molto volentieri. Italia Amica, canale Italia 84, che cosa fa? Questa è la nostra intenzione, interagire con tutti, interagire col mondo. Grazie a Statale 66, ciao, un bacio, perché davvero grazie abbiamo pochissimo a voi, tempo. Grazie canale Italia, grazie. In bocca al lupo, ciao, ciao da Radio Rock, ciao. Allora, abbiamo adesso prontissimo, perché abbiamo davvero poco tempo, il video che aveva chiesto Marzia. C'è? È pronto? Chiediamo al regista, che ha davvero... Sì. Il nostro regista, che ha una pazienza.